Sono Patrizia Bonaventura e insegno all'Università di Monmouth nel Dipartimento di Speech Pathology, Education Counseling and Leadership e collaboro tramite l'Università con le Nazioni Unite nella sede centrale di New York a un progetto chiamato United Nations Academic Impact, l'impatto accademico delle Nazioni Unite. Che è stato promosso dal segretario generale Ban Ki-moon per cercare di garantire l'accesso alle risorse educative al maggior numero di bambini nel mondo. Questo obiettivo, che è uno degli obiettivi del piano strategico delle Nazioni Unite e in particolare del segretario Ban Ki-moon, verrà diciamo, rivalutato nel 2015 quando il segretario nazionale cambierà, e però le Nazioni Unite in questo momento cercano di rendere gli obiettivi presenti sostenibili al di là del 2015. Quindi le risorse di tutti i collaboratori delle Nazioni Unite sono orientati al mantenimento dei goal del 2015. Quindi io in particolare collaboro tramite l'Institute of Global Understanding, un istituto dell'università volto diciamo, conoscenza, alla formazione di studenti che hanno una visione globale dei grandi temi, insomma, della politica e dell'economia, grandi temi sociali. Comunicare all'esterno e cercare di implementare la nostra realtà accademica di Monmouth University i goal delle Nazioni Unite. Quindi l'università sceglie dei rappresentanti, due rappresentanti, presso il DPI, Department of Public Information, uno dei dipartimenti delle Nazioni Unite, che raccoglie e scambia informazioni con la società civile. Quindi è un dipartimento in cui l'informazione proveniente dall'ONU sugli obiettivi, sul processo del raggiungimento degli obiettivi, sulle metodologie usate e anche suggerimenti su nuovi metodi di implementazione di questi obiettivi vengono raccolti, scambiati con la società civile all'esterno, con la gente, diciamo. Quindi è il Dipartimento di Pubblica Informazione in cui c'è uno scambio continuo di informazione dalla portavoce della società civile tramite organizzazioni non governative, istituzioni accademiche e altre organizzazioni accreditate presso le Nazioni Unite, che collaborano con gli obiettivi delle Nazioni Unite e con la loro implementazione nelle varie realtà. Quindi noi siamo due rappresentanti dell'università e in collaborazione anche con il Dipartimento di Scienze Politiche e la professoressa Recca Datta, che è la direttrice di questo progetto. Cerchiamo, è il professor Salima Sarsar, che è il vicepresidente per l'Ufficio delle Iniziative Globali all'Università di Monmouth, e cerchiamo di tenere attivo questo scambio con le Nazioni Unite di informazioni che vengono dalla discussione all'interno delle Nazioni Unite, dalla discussione nella nostra realtà accademica. In particolare, la mia attività consiste nel partecipare a delle riunioni settimanali alle Nazioni Unite, nella sede centrale dell'ONU, del Dipartimento di Pubblica Informazione, su vari argomenti di interesse pubblico e generale, che sono completamente attinenti alla risoluzione di grandi problemi mondiali. E, per esempio, alcuni di questi temi sviluppati sono climate change financing, so l'economia che si è creata intorno alla necessità di sopperire ai cambiamenti dovuti cioè al cambiamento di clima, oppure anche per esempio la valutazione del grado di felicità della cittadinanza nei vari paesi del mondo.
diciamo, quali sono i parametri in base a cui viene valutata la felicità della popolazione, che è uno dei parametri che tra l'altro contribuiscono alla valutazione dei vari paesi annualmente, e in cui tra l'altro l'Italia viene sempre classificata tra le prime 13 nel mondo, fortunatamente. E quindi il nostro obiettivo in particolare come università è di coinvolgere i nostri studenti, in particolare i miei, nel programma di logopedia dell'università, in attività che sono volte a portare aiuti in paesi in cui le risorse di logopedia mancano. E in questo senso stiamo proponendo agli studenti dei temi di ricerca di loro interesse che possano aprire la loro mente alla considerazione di diverse attività che vengono terapeutiche e di diagnosi che vengono utilizzate nei vari paesi del mondo e che ci possono aiutare a creare delle metodi di terapia più efficienti e possibilmente standardizzati nel futuro per curare i vari disturbi della patologia della parola e del linguaggio.